Buona giornata cari amici sportivi, apriamo questa puntata di Bike Più TV con gli uomini della Stag, la scorta tecnica del terzo trofeo comune di San Damiano d'Asti, gara riservata alla categoria juniores, disputatasi domenica 5 giugno sulle colline Alfieri. Stag, oltre che scorta tecnica, è la società organizzatrice della manifestazione. Le immagini si riferiscono alla mattinata, di fronte al Palazzo Comunale di Piazza Libertà di San Damiano d'Asti, sono sfilate le 14 squadre che si sono date battaglia su un impegnativo tracciato. Le prime tre tornate da 9 km, poi la parte più impegnativa, un circuito di 43 km da ripetere due volte con ben 6 gran premi della montagna. Il primo a Tigliole, il secondo a Cellenomonte e il terzo a Revigliasco nel corso dei due giri finali. 5 le tornate complessive per un totale di 115 km. Con le immagini siamo alle presentazioni delle squadre. Dopo la formazione della Bustesolonia sfila la squadra lombarda dell'Energy Team alla via con tre atleti, Simone Mensa, Luca Maggia e Andrea Marton. Ora la formazione con più atleti al via è la squadra piemontese, la Rostese, con ben 12 corridori. Ora vi lascio le interviste che abbiamo realizzato prima del via all'assessore Walter Omedè e a Flavio Torchio. Benvenuti qui a San Damiano d'Asti per il terzo trofeo Città di San Damiano d'Asti e Unione Terre di Vini di Tartufi, Memorial Luigi Sacchetto. Partenza che sarà appunto in Piazza Libertà, piazza del comune di San Damiano d'Asti, e vedrà coinvolti anche altri comuni che fanno parte dell'Unione, di cui sono Tigliole, Cellenomonte, Revigliasco e poi anche toccherà la gara Antignano. Un ringraziamento speciale va alle amministrazioni comunali di tutti i comuni che hanno partecipato, che hanno aderito a questa competizione, e quindi c'hanno anche alla provincia, alla regione e tutti, diciamo, quelli che sono stati coinvolti nell'organizzazione della corsa. Una competizione juniores regionale che torna qui a San Damiano per il terzo anno di fila, si prospetta molto interessante, sicuramente sulle nostre colline, nel nostro territorio si può ammirare dei bellissimi paesaggi, in bici ancora di più, perché sicuramente valorizza tutto quello che è il percorso, quello che viene diciamo valorizzato da parte del Comuni. E un ringraziamento alla Stag, la società organizzatrice, a tutte, diciamo, le forze dell'ordine, la protezione civile, tutti i volontari che stanno permettendo, diciamo, l'organizzazione di questa corsa. Sarà sicuramente una gara bella, interessante, combattuta. I partecipanti arrivano dal Piemonte ma anche da altre regioni, e quindi ci crediamo che sarà sicuramente un evento interessante e che porterà a sviluppi anche nei prossimi anni. Quindi buona gara a tutti e grazie per aver partecipato, grazie per essere qui a San Damiano d'Asti. Buongiorno a tutti, benvenuti alla città di San Damiano d'Asti per questo evento che oggi ospitiamo con questa gara di bici, che davvero fa piacere poter ospitare sul nostro territorio, dato che San Damiano è ormai una città sempre viva, una città che è sempre a disposizione per l'organizzazione di eventi sia sportivi ma che anche a carattere culturale o di spettacolo. Come delega alle manifestazioni sono molto felice di poter ospitare eventi tutti i weekend. Ormai la città di San Damiano davvero non passa weekend durante l'anno in cui non abbia la possibilità di dare a disposizione, di ospitare sulle sue piazze eventi e manifestazioni che sicuramente contribuiscono a rendere vivo e a rendere partecipativo tutto il nostro bellissimo paese, e poter attirare turisti e curiosi o amanti di spettacoli un po' da tutta Italia. Quindi davvero il nostro obiettivo è quello di poter sempre più far conoscere le bellezze del territorio sandamianese, delle nostre colline, le colline Alfieri, e quindi tutti gli eventi che possono essere organizzati sono sicuramente ben accetti. Nei prossimi giorni avremo tra l'altro un evento culturale e di spettacolo che è un po' l'evento principale dell'anno, che si chiama La Barbera Incontra. La Barbera Incontra è un festival enogastronomico che si svolge la terza settimana di giugno, quindi venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno, ed è un festival che parte dalla Barbera, che è
il vino tipico delle nostre colline insieme al Terralfiere Arnese e Nebbiolo, che incontra tutto quello che è il mondo dello spettacolo, dell'arte, della gastronomia. Quindi avremo appuntamenti culturali sia a carattere sportivo che a carattere ambientale, faremo una specifica attenzione a quello che sono i temi della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Ci sarà un appuntamento sportivo domenica 19 al mattino con un evento del plogging. Il plogging è una nuova disciplina sportiva che unisce la corsa e la camminata alla raccolta rifiuti, quindi porteremo per la prima volta sul territorio di San Damiano questa nuova disciplina sportiva che nasce nei paesi scandinavi ma sta prendendo piede, perché unisce davvero lo sport a quella che è il rispetto dell'ambiente e la tutela del territorio. Durante i tre giorni avremo anche dei grandi spettacoli, avremo grandi artisti nostri ospiti, da Orietta Berti che sarà in concerto venerdì sera, a Gabriele Cirilli sabato sera con il suo spettacolo comico, a arrivare a domenica con i concerti di Joe Bastianich e la sua band e Noemi che si esibirà appunto nel palco di Piazza 1275. Sono tutti spettacoli gratuiti, quindi è davvero un importante evento che il Comune di San Damiano vuole regalare alla cittadinanza e a tutti i turisti per attirare ancora più curiosi, ancora più turisti sul nostro territorio. Abbiamo sentito la voce degli assessori di San Damiano d'Asti, Walter Umedè e Flavio Torchio. In precedenza abbiamo visto le immagini della partenza data di fronte al Palazzo Comunale. Prima del via vi è stato un minuto di silenzio in memoria di un grande appassionato di ciclismo, Danilo Masotti. Con le immagini siamo nel corso del primo dei due giri conclusivi. I primi tre Gran Premi della montagna ha visto il corridore del Biciclub 2000, Quadrelli, passare in prima posizione. Ripreso Quadrelli dopo il terzo Gran Premio della montagna di Revigliasco e in discesa escono dal gruppo 14 corridori. Siamo nel corso del 63esimo chilometro di gara. Sono tre atleti della Vigor, Matteo Bailetti, Riccardo Grimaldi e Matteo Di Paolo, due corridori della Brunero, Samuele Rosa Brusin e Giuseppe Cornacchia, Samuele Carrò dalla Riso Rosa, Andrea Tibal della Rostese, Marco Quadrelli del Biciclub 2000, Simone Mensa dell'Energy Team, Simone Clerici della Canturino, Andrea Dotta della Madonna di Campagna, Roberto Sesana della Verte Matese, Riccardo Sacchetti della Biassono e infine Enrico Bernasconi della Bustese Logna. Si passa nel centro storico di San Damiano d'Asti, siamo sul viale d'arrivo per la conclusione del quarto passaggio, quando viene suonata la campanella. Ultimo giro per il Memorial Luigi Sacchetto sulla distanza di 115 km. Alle spalle dei 14 atleti al comando esce dal gruppo e tenta di accodarsi ai battistrada Andrea Marton, il corridore dell'Energy Team, a un ritardo di 55 secondi quando mancano ancora 44 km alla conclusione. Siamo al passaggio del gruppo, passaggio da Piazza Libertà. I primi inseguitori all'inizio dell'ultimo giro transitano con un ritardo di 1 minuto e 30. In questa fase l'andatura è poco che più turistica per i primi inseguitori. Sono rimaste una ventina ad inseguire, poco più indietro altri 6. Il caldo e l'impegnativo percorso hanno messo a dura prova questi giovani atleti. All'inizio dell'ultimo giro vi è la reazione dei primi inseguitori, sono i corridori lombardi della formazione della Canturino. Al comando di questo gruppetto con il numero 30 Samuele Valsecchi, con il 34 ora inquadrato in primo piano Mattia Gatti, poi Mattia Sambinello e infine Simone Zanini, vincitore di due gare in questi ultimi giorni. Mentre con il numero 54 Andrea Marton si trova a bagnomaria tra il gruppo di testa e gli immediati inseguitori, il ritardo del corridore dell'Energy Team è di 55 secondi. We'll be right back.
Ritorniamo alle spalle dei 14 corridori di testa quando si va a scalare la salita di Prato Morone che porta la Gran Premio della Montagna di Tigliole. Resta invariato il vantaggio dei Battistrada quando siamo alla 76esimo chilometro di questa bella competizione ottimamente organizzata dalla Stag. Questa società organizzerà il prossimo 26 giugno il primo Gran Premio Sportivi Isola d'Asti, gara riservata alla categoria allievi. Il ritrovo sarà presso la frazione di Villa, ex casa comunale. La partenza sarà alle ore 10.30, si correrà in circuito per un totale di 77 km. La vista dall'alto della chiesa romanica di Tigliole, dove è posto il terzultimo Gran Premio della Montagna. Gran Premio della Montagna che va al corridore della Bustesa Olonia, Enrico Bernasconi, e precede Samuele Rosa Brusin della Brunero e nella terza posizione Mattia Ferrero della Vigor. Dopo il Gran Premio di Tigliole e la successiva discesa si arriva ai piedi di Celle Numonte, dove è posto il quinto Gran Premio della Montagna con ancora 14 corridori al comando. Il più attivo quando la strada sale è sempre il corridore in maglia rossa Enrico Bernasconi al comando a fare l'andatura. Risaliamo il gruppetto di testa con il numero 1 Simone Mensa dell'Energy Team, con il 55 Andrea Dotta, con il 65 Riccardo Sacchetti, con il 21 Enrico Bernasconi, poi i piemontesi Samuele Rosa Brusin e i due corridori della Vigor, al comando Mattia Ferrero, alla sua ruota Matteo Di Paolo. Siamo al 97esimo chilometro, ne mancano ancora 18 per terminare la gara. Resta invariato il vantaggio dei Battistrada sulla prima parte del gruppo. Si va a sprintare per aggiudicarsi il penultimo Gran Premio della Montagna di Celle Numonte. Passa per primo il corridore della Vigor Matteo Ferrero e precede Bernasconi e Di Paolo. Sulle prime rampe che portano ad Antignano al comando rimangono in 7. Siamo al passaggio da Antignano, al comando vi sono con il numero 33 Simone Clerici della Canturino, con il 21 Enrico Bernasconi della Bustese, con il 67 Matteo Di Paolo della Vigor, con il 65 Riccardo Sacchetti della Biassono, con il numero 10 Samuele Rosa Brusin della Brunero, con il 61 Roberto Sesana della Vertematese e con il 68 Matteo Ferrero della Vigor. Dopo il passaggio da Antignano, un paio di chilometri di discesa che porta la carovana all'ultimo Gran Premio della Montagna. Alle spalle dei Battistrada rientra sui compagni di fuga Andrea Dotta prima di terminare la discesa che porta ai piedi dell'erta finale di Revigliasco. Il corridore di casa si riporta sui Battistrada. Poco dopo è la volta del corridore della Vigor con il numero 72 Matteo Baietto. 9 corridori al comando quando mancano poco più di 15 km alla conclusione. Si termina la discesa e si punta subito la salita di Revigliasco. Dopo essere rientrato sui primi, Andrea Dotta si stacca, perde il contatto. Poco più avanti anche l'ultimo rientrato, Matteo Baietto, deve alzare bandiera bianca. Perde il contatto il corridore della Vigor e al comando rimangono in 7. Samuele Rosa Brusin, Simone Clerici, Riccardo Sacchetti, Matteo Ferrero, Roberto Sesana, Matteo Di Paolo ed Enrico Bernasconi. Si va a scollinare l'ultimo Gran Premio della Montagna di Revigliasco, al comando 7 corridori. Passa per primo alla GPM Simone Clerici, poi Roberto Sesana, in terza posizione Enrico Bernasconi. Mentre perde qualche metro Mattia Ferrero della Vigor, ma non molla. E così si percorre la discesa che da Revigliasco porta nel tratto pianeggiante di 5 km. Con le immagini ci siamo portati nella parte finale con gli ultimi chilometri pianeggianti. Solamente gli ultimi 600 metri sono in leggera salita nel centro di San Damiano.
Sempre cambi regolari, buona intesa per questi corridori che tirano regolarmente al comando. Meno di 4 km al termine, i primi inseguitori sono segnalati a 50 secondi. E così giungiamo sul rettilineo d'arrivo per la conclusione di questo terzo trofeo Città di San Damiano d'Asti, Memorial Luigi Sacchetto per la categoria Juniores. Nel finale di gara, con un colpo a sorpresa negli ultimi 600 metri, si aggiudica la prova Riccardo Sacchetti dell'Unione Sportiva Biasono. Vince il Lombardo Sacchetti. In seconda posizione Roberto Sesana della Verte Matese. In terza posizione completa il podio il piemontese portacolor della Brunero Samuele Rosa Brusin e precede Matteo Di Paolo della Vigor. Poco più indietro Enrico Bernasconi della Bustesa Logna. In sesta posizione Matteo Ferrero della Vigor. A 25 secondi dal vincitore termina il corridore della Canturino Simone Clerici. A 1 minuto e 37 il corridore della Madonna di Campagna Andrea Dotta. Poi a 2 minuti e 15 Mattia Sambinello della Canturino e in decima posizione Tommaso Bessega della Bustese. Ma andiamo a sentire i protagonisti. Riccardo Sacchetti, splendido vincitore nel finale qui nel centro di San Damiano d'Asti, una grande azione da finisher negli ultimi chilometri, ti sei letteralmente levato di ruota gli avversari, quel tanto che è bastato per arrivare prima di tutti e importi a braccia alzate. Sì, cioè, ho attaccato sull'ultima salita, quella dell'arrivo, perché comunque anche prima vedevo che non è che c'era un'occasione di fare un colpo di più lontano, soprattutto per il vento. Quindi ho aspettato di fare la volata finale, ho visto che era partito, credo, Bernasconi e hanno chiuso subito su di lui, io mi sono rimasto a ruota, poi lì ho detto ora mai più e sono partito. Una corsa che con il caldo ma anche un'altimetria importante, un susseguirsi di salite brevi ma intense, alla lunga è davvero risultata dura e selettiva. All'inizio sono stato bene a ruota perché comunque sapevo che la corsa era lunga, avevo il mio compagno in fuga che è stato fuori per tanto tempo e verso, diciamo, l'ultimo passaggio sull'ultima salita del primo giro e un gruppo è nato in fuga, io ero rimasto un po' indietro e mi sono girato, visto che c'era poca gente, sono rientrato e ho cercato di resistere il più possibile. Il tuo 2022 fino ad oggi compreso? Nulla, ho fatto solo una vittoria e basta. Quindi una vittoria che ti apre le porte di una parte centrale della stagione, quella estiva, quella del caldo, che potrebbe essere davvero quella più favorevole a te, come hai dimostrato oggi. Speriamo, perché ci proverò ancora. Presentazione delle squadre con la tua maglia, quella dell'Unione Sportiva Verte Matese, che però al culmine di questi 115 chilometri sei riuscito a portare sul gradino del secondo classificato. Soddisfatto? Sì, abbastanza soddisfatto. La gara è stata abbastanza battagliata fin dall'inizio. Al primo dei giri grandi ci siamo sganciati in circa una quindicina e siamo andati abbastanza d'accordo e siamo riusciti ad arrivare all'arrivo. Lo dicevamo prima con il vincitore Sacchetti, una corsa molto selettiva, caldo, salite in rapida successione, insomma poi questo Sacchetti che vi è sfuggito al momento giusto. Sì, circa gli ultimi 500 metri ci ha anticipato, c'è stato un attimo di esitazione e è andato. Che voto ti dai oggi? Ma un 8. Samuele Rosa Brusin, alfiere di casa Brunero 1906, completa il podio di San Damiano oggi, lo dicevamo prima con i tuoi diretti antagonisti, una corsa veramente selettiva, un gran caldo ma anche un percorso davvero disegnato per uomini di fondo, salite in rapida successione e tu hai tenuto botta, come si dice, no? Quando si pedala, cioè hai resistito quando via via la corsa è andata a selezionare gli atleti. Sì, il punto decisivo secondo me è stato sul primo giro lungo, la salita finale, dove ce ne siamo andati un gruppo di una ventina di corridori e poi c'è stata selezione man mano, tra il caldo, anche che oggi era veramente caldo. Infatti io ho bevuto un sacco, ho preso tante borracce e verso il finale non avevo la gamba per fare la differenza, infatti ho aspettato, magari io davanti non sono andato tanto spesso, però comunque ho dato la fiammata finale e ci ho provato fino alla fine. Contro questo Sacchetti davvero c'era poco da fare in questi 500 metri conclusivi.
Sì, è partito abbastanza lungo, io non sono riuscito subito ad andargli dietro e poi alla fine ho dato tutto quel che avevo. C'è qualche rammarico o chiudi bene questa giornata astigiana? Ma nonostante ho corso anche ieri in Francia, una gara durissima anche lì, e quindi sono abbastanza contento, sì. Attilio Merio, soddisfazione per una corsa dura? Interpretata alla grande dai corridori. Forse organizzare in queste zone è facile perché vi aiutano i percorsi, vi aiuta una geografia che è fatta apposta per il ciclismo, ma oggi i corridori non si sono risparmiati, tanta generosità ne è venuta fuori, una corsa molto selettiva, un vincitore che ai 500 metri ha salutato tutti per alzare le braccia qui in Piazza Libertà a San Damiano, insomma davvero una grande giornata di ciclismo. Sì, è vero, devo complimentarmi con i corridori perché hanno reso una gara durissima, perché già di per sé è dura. Il sole ci ha assistiti, è diventata ancora più dura, selettiva al massimo, però una massima soddisfazione perché veramente l'hanno interpretata alla grande, a livello sportivo enorme. E a livello tecnico tutto liscio, come si dice? Tutto liscio a livello tecnico, l'unico rammarico che per una corsa di questa caratura organizzativa ci vogliono più partenti perché siamo troppo scarsi. C'è un adagio del vecchio ciclismo che ci porta al secolo scorso che dice che gli assenti hanno sempre torto, chi oggi non è venuto a San Damiano si è perso una grande corsa e chi l'ha vinta è stato bravo. Certamente, mi devo ancora complimentare con il vincitore, con tutti i ragazzi dal primo all'ultimo che sono degni di aver corso qui a San Damiano perché hanno fatto veramente una gran gara. Fernando Gallea, numero uno della Stag, il vostro gruppo al lavoro fin dalle prime battute del mattino, oltre ovviamente ai giorni precedenti per confezionare una giornata di grande sport sulle due ruote. Complimenti. Grazie, ma diciamo che i complimenti vanno chiaramente a tutto il direttivo dei soci di questa società che è la Stag. Diciamo che è da poco tempo che ci cimentiamo nell'organizzazione di manifestazioni, in quanto la nostra società nasce come scorta tecnica, di cui ormai abbiamo un'esperienza ventennale. Abbiamo voluto lanciare questa sfida grazie all'esperienza di Attilio, che tra l'altro è stato il mio predecessore fino all'anno scorso e che si è dedicato anima e corpo proprio all'organizzazione di questo, col vicepresidente Piercarlo Dovico e tutti gli altri. Oggi, permettetemi, non vuole essere nulla di che, mi sono sentito veramente orgoglioso di far parte di questa società e onorato di esserne il presidente. Grazie.